Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Diamo il benvenuto a Padre Orazio Ortiz dell'Archidiocesi di Buenos Aires, Argentina, con un gruppo di pellegrini dell'Argentina. Benvenido Padre con suo gruppo de pellegrinos. Bienvenidos a la casa de la Virgen María en ese lugar santo. Es tan bonito rezar juntos en un lugar de los sí de María, en el lugar del proyecto de Dios por nosotros. Bienvenidos. Padre Horacio es un ex estudiante, alumno de los franciscanos de Buenos Aires. Por eso es una alegría, es un hijo que recibimos en nuestra comunidad. E saudamos a todos os irmãos e irmãs que estão seguindo esta celebração pela TV Canção Nova de Portugal. Bem-vindos mais uma vez nesta celebração, onde vamos abrir nossos corações ao amor de Deus por nós. E fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Christ de Dieu Emmanuel,
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la sua stessa vita, fa che i tuoi figli rinati alla speranza dell'immortalità giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había ahí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Es palabra del Señor. Al Salmo respondemos: aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che ci è stato donato nel suo Vangelo secondo Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, Gesù si fa garante del futuro di una Chiesa nascente. Ha amato la sua Chiesa, Gesù ci ha scelti. Questa scelta non è una predestinazione, è piuttosto una chiamata che scaturisce del suo fortissimo amore per noi. E fino a qui va benissimo. Chiamati, scelti, predestinati. Ma per andare a comprendere l'intero testo evangelico che abbiamo appena ascoltato, dobbiamo chiederci se veramente ci crediamo in tutto questo. Crediamo nel suo amore per noi qui, nel luogo dell'incarnazione, cioè dall'incarnazione fino all'amore di croce, al Calvario? Questo non è uno scherzo, non è una retorica. Se vogliamo veramente essere con lui, dobbiamo accogliere tutto il testo che abbiamo appena ascoltato, cioè fino a quando diciamo che è bello essere stati scelti, Dio ci ha scelti, ci ha amati, chissà, noi che viviamo qui in Terra Santa, siamo stati scelti per venire in Terra Santa. Però, perché inviando i suoi ad andare in tutto il mondo per annunciare l'evento del suo regno, ha predetto loro odi, rifiuti e persecuzioni. Ma tutto ciò, quasi un assurdo, viene annoverato tra le beatitudini. Beate voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. E le vuole così dirci che insulti e persecuzioni non potranno togliere la pace della sua Chiesa. Anzi, proprio da questi eventi sgorgerà la migliore fecondità. Quindi le due parti si incontrano nella stessa realtà dell'essere con Cristo. E da questo incontro nasce la vita del discepolo, da questo incontro. Ma soprattutto nasce il martire. Il sangue dei martiri, scriveva Tertulliano, il grande padre della Chiesa, è il seme dei cristiani. Martire in greco significa testimoni. Do l'esempio ancora di una madre in Libia, pochi mesi fa, che aveva assistito all'uccisione dei due figli dopo che avevano fatto la loro professione di fede, che meritò loro la morte. Questa madre fu interrogata e le domandarono cosa farebbe se incontrasse quelli che hanno massacrato i suoi figli. Lei si arrestò in un momento e poi disse: li inviterei a casa mia e li ringrazierei perché ci hanno fatto entrare nel regno dei cieli. Però abbiamo bisogno anche del martirio bianco, eh?
dalla vita quotidiana, a una mamma che soffriva con il marito che la maltrattava, la insultava, la impediva perfino di andare in chiesa, alla mia domanda di perché non andare via di casa, lei mi ha risposto: non vado via per la mia fede, per i miei figli, per la salvezza dell'anima del mio marito. Oh Gesù, fa di noi strumenti della tua pace, dove l'odio che noi portiamo il tuo amore. Due parole in lingua portoghese per tutti i fratelli che ci seguono dalla televisione. Disculpe che voi lo pequeno in portoghese per le persone che stanno seguendo per la TV. Los brasileños con los argentinos muy bien, no? Solamente quando tengo futebol, lo calcio non è bueno, però lo stato. Bien. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos vem encontro hoje do Evangelho de São João, Jesus assegura o futuro da igreja nascente. Ele amou e ama a sua igreja. Jesus nos escolheu. Esta escolha não é uma predestinação, mas uma chamada que vem do seu forte amor por nós. E até aqui tudo vai muito bem. Chamados, amados, predestinados, escolhidos. Mas para compreender o inteiro texto evangélico, temos que nos perguntar se realmente nós acreditamos em tudo isso. Acreditamos no seu amor por nós, da encarnação até no Calvário? Não é uma retórica. Se quisermos realmente estar com Ele, temos que acolher todo o texto que nós escutamos. Porque é muito fácil quando dizemos que Deus nos ama, que somos escolhidos por Ele, que ser cristão é uma eleição, ou até nós que vivemos aqui na Terra Santa, quando nossos superiores disseram: você vai para a Terra Santa, você foi escolhido. Tudo isso é muito bonito, mas tem uma segunda parte. Porque enviando os seus discípulos de andar em todo o mundo para anunciar o evento do seu reino, ele previu a eles ódio, rejeição, perseguição, e até mentindo dirão tanto mal contra de vós por causa minha. Ele quer assim dizer que insultos e perseguição não perderão mais, não levarão mais a paz da igreja. Ao contrário, próprio por estes eventos, irá jorrar a melhor fecundidade. Então as duas partes se encontram na mesma realidade do estar com Jesus. E deste encontro nasce a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, mas sobretudo do mártir. O sangue dos mártires, escrevia Tertuliano, é a semente dos cristãos. Mártires em grego significa testemunhos. Dou o exemplo de uma mãe na Líbia, poucos meses atrás, que tinha assistido o martírio de dois seus filhos. Não estamos falando de coisas do passado, poucos meses. Depois que tiveram professado a fé que os levou à morte. Esta mãe foi interrogada e lhe perguntaram: coisa faria se encontrasse aqueles que tinham massacrado seus filhos? Ela parou um momento e depois disse: os convidarei na minha casa e lhes agradecerei porque nos fizeram entrar no reino dos céus. Necessitamos hoje também, queridos irmãos e irmãs, de um martírio branco da vida cotidiana. Uma outra mãe que sofria com um marido que a maltratava, a perseguia, a insultava, a impedia até mesmo de ir na igreja. E respondendo à minha pergunta, por que ela não deixava tudo e ia embora de casa, ela me respondeu: continuo aqui pela minha fé, pelos meus filhos, pela salvação da alma do meu marido. Ó Jesus, fazei de nós instrumentos de sua paz. Onde tiver ódio, que nós levemos o teu amor. Amém.
La sorte di tanti nostri fratelli non ci si può lasciare indifferenti. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo e diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il battesimo riconoscano il dono di Dio e si impegnino a portare la luce della fede anche ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché nessuno di noi si disinteressi del bene spirituale dei propri fratelli, ma avviciniamo con amore quanti si sono distanziati dal banchetto pasquale e affrettiamo il loro ritorno, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché i cristiani che danno scandalo per l'incoerenza fra la fede e la vita avvertano il rischio e l'ambiguità della propria situazione e si aprano alla novità dell'esistenza in Cristo, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e facciamo quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato e nell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la sua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inalti i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diedi compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el patriarca Fuad y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci piace sempre dire che questa messa del Santuario dell'Annunciazione è la messa internazionale di tante lingue, di tanti fratelli e sorelle, quelle che ci seguono per la TV Canção Nova dell'Europa, in tutta l'Africa e l'Asia. Adesso è il momento di dire che siamo tutti figli dello stesso Padre e vogliamo pregare la preghiera che ci ha insegnato il Signore, ognuno nella sua lingua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo.
Cristo, mi guardi per la vita eterna. Promise I have in you.
Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce, e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Agradecemos sempre a Padre Orazio, a los peregrinos de la Argentina e también a todas las personas que están siguiendo. Ringraziamo sempre ai frati di questa comunità, ai seminaristi volontari, alla comunità Canção Nova che porta questa celebrazione a tanti cuori, a tante persone per mezzo della TV, alla comunità Shalom che è a servizio di questa fraternità. Ringraziamo anche alle sorelle dell'Immacolata Concezione di Ivrea, le suore di Nazareth, della Santa Famiglia, la comunità Chaminef che hanno aiutato perché questa celebrazione potesse arrivare a tanti fratelli e sorelle. E prima della benedizione vorrei invitarvi a dire un'Ave Maria. Un'Ave Maria per il Santo Padre, ma anche per una seconda intenzione. Il dono della vita è un dono straordinario e oggi Marco Zalan, che sta servendo la messa, compie 22 anni. Se nosso irmão está celebrando seu aniversário, 22 anos, muito jovem, e queremos rezar por ele, também por Papa Francisco e todas as nossas intenções, uma Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha fatto il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie.